Ok, allora è arrivato il momento di partire per Gerusalemme, seconda tappa di questo sezio, no, Altair, di questo blocco di memoria 4. comprendano bene come maneggiare una spada. Potresti dar loro una dimostrazione? Vediamo come si schiva. Ok, dai, però è efficace. Però è molto efficace. Vabbè, basta perché abbiamo robe da fare. E parecchie anche. Capisco. Credo che Gerusalemme sia la città che, quando abbiamo avuto il primo assassino, ci abbia tenuto più impegnati di tutte. E allora Gerusalemme sia dimora. Usa i pugnali da lancio per colpire nemici distanti. Allora, siamo qui, pieni di guai. Ecco il primo punto d'osservazione. Sarà il distretto povero invece stavolta. È vero, perché il distretto dove c'è l'argent l'abbiamo già ispezionato, già ripulito, con l'uccisione di Talal. Sì. Sì. E quindi andremo tra i poracci stavolta. Magari prima, ecco, liberandoci di certi individui, non farebbe neanche così male. Comunque, sì, come prototipo non è male sto gioco. Ricordiamo che quando uscì era più un esperimento che altro, quindi mi ci incazzo, sì, ma dovrei incazzarmi di meno. Ecco. Comunque questa è la porta del distretto povero. E in effetti c'è anche una gran differenza tra una parte e l'altra. 6 punti. Ah, buono. Buono. Cioè, va bene. Solo che un punto di sincronizzazione ha 2 indagini e 4 soccorsi. Quindi non so quanto possa essere buono. Sei una nullità. Dio ti ha abbandonato. Aiuto! Aiuto! Non scappare. Vero che al tuo dio importa cosa succede? Mi fate male. Basta. Io ti ho abbandonato. Perché mi fate vedere? La tua testa. E si va con le feste. Ho già perso anche troppa vita. Ai, 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 ai. Solo ne mancano 2. Così ti voglio, Altair. Grazie. E uno è andato. Vorrei che i miei figli avessero la metà del vostro coraggio. Farò in modo che sentano questa storia e imparino che cos'è un vero eroe. Un vero eroe. Tanto noi ci posizioniamo qua. Che può averlo fatto? Ho 8 soccorsi, 6 punti di sincronizzazione. Le indagini sono comunque 6. Beh, ancora meno che Damasco, quindi questa parte sarà meno lunga del solito. Altair, devo incontrare un contatto nei paraggi, ma le guardie mi hanno preso di mira. Non appena mi sposto di qui mi attaccano e mi costringono alla fuga. È che non combatto più come un tempo. Mi accompagnereste a destinazione? Sì, così poi facciamo fuori più di qualcuno durante il percorso. Ripeto, sì, sto gioco è abbastanza ripetitivo, però
mi piace anche pensare all'evoluzione che ha avuto questa serie. Togli i peli di dosso. Vieni. Poveraccio, me l'hanno mutilato. È interessante anche, dicevo, più che l'evoluzione, purtroppo l'involuzione che ha avuto da Assassin's Creed Revelations in poi, poi con Black Flag c'è stata la totale ripresa e poi la decaduta praticamente definitiva, perché gli ultimi tre RPG sono stati orribili, però troveremo il modo di giocarli lo stesso. Toglimeli di dosso. Toglimeli di dosso. Altair, aiutami. Non capisco perché aspetti così tanto prima di contrattaccare, però vabbè. Ma ora devi anche uccidere. Andiamo? Dai che manca poco a destinazione. Scusate, mi sono appena svegliato, anche perché ho delle robe da fare stamani, quindi ho avuto proprio questo piccolo ritaglio di tempo per poter fare la live. Anche perché poi la dovrò montare, quindi fate un po' voi. Fallo ancora e ti taglio in due. Dicono che è una crociata. Una crociata per cosa? Per l'ignoranza? Una crociata per il ginocchio. Dobbiamo resistere. Dobbiamo combatterli con ogni mezzo. La tua testa. Toglimeli di dosso. Oh, così. Repentino proprio. Dai che siamo arrivati su. Che sta facendo? Maledizione, dove sono le guardie quando servono? Tu vai in cerca di guai. Anche tu, mi sa. Vai. Prossimo. Su, dai, manchi tu. Perfetto. Grande Altair. Grandissimo. Bene, qui dovrei essere al sicuro. Non oseranno spargere sangue di fronte a un luogo sacro. Spero di no. Punto d'osservazione. Nel trambusto ho strappato questa a una delle guardie. Ti sarà utile. Se ne va così. Dov'è il colpevole? Majd ad-Din. Ma come cazzo si dice? Majd ad-Din. Vabbè. Pregate che Dio. Cosa ci fai? Durante la prima parte di Assassini, i primi tre erano tutti semplici: Tamir, Talal, nomi curiosi ma affrontabili. Anche Garnier de Naplusa, che in realtà lui è francese e sarebbe Garnier de Naplus, però vabbè. Questi vanno contro la volontà di Dio. E di lì in poi, che succede? A Bunnukod, sto coglione qui, tutti nomi impossibili dal nulla. Bellissimo, equità pazzesca. Anyway, synchronization. Ok, ragazzi. Soccorso qua. Ok. Fammi tirare fuori la spada, cazzo! Fuori. Malamente anche.
Tu che giocavi a prendermi e poi t'ho preso io. C'è rimasto lui. E se ne va così, proprio con stile. Borseggio. Grazie. Troverò il modo di ricambiare questa cortesia, lo giuro. Con i ladri. Ok. È un assassino! Ti inseguirò! Morta gli infedeli! Preparate le armi! Te la sei cercata proprio, eh? Minchia, se te la sei cercata. Però mi stavano difendendo, il che non è neanche male. Hai visto, Lord? Vuole che ripariamo un passo per un'altra esecuzione. Oggi. È quello sul fianco ovest del Tempio di Salomone. Ci stavo andando proprio ora. Quante morti. Se il nostro vero signore potesse tornare e portare un po' di giustizia in questa città. Già, e non quel ridicolo Majid ad-Din a pavoneggiarsi davanti a noi. Majid. Come siamo giunti a tanto? Tutti i reggenti di Salah al-Din hanno incontrato una fine prematura. E ora il titolo passa a lui. A lui, che un tempo era nient'altro che lo scriba dell'emiro. Che coincidenza. Non mi sorprenderebbe sapere che c'era lui dietro a quegli incidenti. Shh. Se le guardie ci sentono, saremo accusati di tradimento e giustiziati sullo stesso palco che dobbiamo riparare. Coraggio. Torniamo al lavoro. Ah, quindi le guardie cercano anche loro. Su. Hai qualcosa da dire? Oh merda. Ok, l'abbiamo rischiata grossa, però ha funzionato. Ok. Praticamente ci viene mostrato dove si trova la piazza dell'esecuzione. Ok, va bene. Allora, intanto qua. Sei durato tanto tu. Più due? Forse. E ci siamo. Ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Soccorso qua. Tutta la città saprà del vostro sacrificio. Oh, già 3 su 10, eh? 3 su 8, scusate. Vuol dire che il prossimo saremo a metà esatta e due indagini. Ok, per fortuna rispetto alle prime parti dove c'erano tipo 12 punti di sincronizzazione, 12 salvataggi, una cosa così. Per fortuna le indagini stanno prendendo un po' più importanza nella storia, però è anche così che dovrebbe andare. E voi ci provate anche. Quattro su 60 eliminati. Dai, se ne aggiungono altri, che palle. Vabbè, tanto farete tutti la stessa fine. E ci siamo. Ma non lui. Altro soccorso, così andiamo a 5. L'avete salvata. Tutta la città saprà del vostro sacrificio. Grazie templari che venite così a questa causa, proprio senza motivo. Mi fate fare progressi. che grandi templari. Attenzione.
Guardie grigie, guardie rosse. Giusto. Vieni anche tu. E siamo a 5 così. Grazie. Mi posiziono qua intanto. Sì. Troverò il modo di ricambiare questa cortesia, lo giuro. Altri combattenti. 5 su 8. Ma si è buggato. Ma no la vecchietta. Sì, li ho uccisi, ho problemi. Devo completare il gioco, li ho uccisi per quello, non per altro. Non perché mi stessero sul cazzo. Vabbè, che poi un po' mongoloidini lo sembrano, per carità. No, io non volevo combattere con lui. Sì, però tu non mi dai modo di fare niente. Sì, vabbè, poi inciampa sulle persone. Ma non me lo devi agganciare, ma... Mamma mia, come mi fa incazzare sto gioco. Cioè, sarà anche un prototipo. Perché sarà anche un prototipo. Però, ragazzi, cioè, io sono inseguito da 400 persone. Non ho fatto niente, avete capito che non ho fatto niente. Sono seguito da... E qua manco si arrampica. Cioè, sto andando a fare il punto di sincronizzazione e non posso farlo perché sono inseguito da 450 persone per, ripeto, non aver fatto niente. Qua non sale finché non lo aggiusti. È incredibile, raga, è incredibile. Godo, sono su. Non mi puoi prendere, godo. Mamma mia, che parto sto gioco, che parto. Che parto assurdo che è diventato. Cioè, mi hanno visto in due, mi hanno scoperto. Poi mi segue quello, poi mi segue quell'altro. Quell'altro coglione con le frecce. Datti una regolata, cazzo. Sporco eretico. Oh. Ce la fa andare qui? Bravo. Ragazzi, è una cosa veramente incredibile. Cioè, sto gioco è pazzesco, pazzesco. Ma pazzesco davvero. Tre su sei fatti. Non mi ha fatto fuggire. Ti è andato in culo. Ecco perché è fuggito. Ti è andato in culo. State alla larga. Ok, i due peggiori sono stati fatti fuori. Se sei buono, ne devo ammazzare ancora uno. Ok, grazie. Sei stato molto gentile. Nuovo informatore. Tutta la città saprà del vostro sacrificio. Ok, allora. La mia famiglia è malata. Avete qualche moneta? Qui siamo già 6, eh? Non è male. Grande maestro, salute e pace. Sono davvero lieto di vederti. In questi tempi travagliati mi chiedono di provare le mie abilità. Ma mi sento inadeguato dinanzi al tuo cospetto. Oh. Devo uccidere due uomini di Majid ad-Din senza ingaggiarli in duello. Potresti mostrarmi come fare? Te ne sarei grato. E potrei raccontarti una storia interessante. Ovviamente devo mostrarglielo, però lui rimarrà lì, capito? Così funziona. Lui rimarrà lì e con la palla di vetro vedrà come io faccio ammazzare quella gente, che tanto sicuramente uno dei due lo cannerò sicuro. Non l'ho mai visto fare da nessuno. Avete qualche momento?
Brutto ladro schifo! Guarda dove ne andate! Sono benissimo, per favore! Qualcuno mi aiuti! Fuori ladro! La mia famiglia è entrata. Perché si comporta così? Avete corrido? Ok. Scappa. 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 Ok, uno è andato. Buono. Cosa lo spingerà a correre così? Che ho appena ammazzato uno. Ecco cosa mi spinge. Pulitissimo. Non ho confidato in me stesso. Peccato. Sei il migliore della confrata. Lo so che sono il migliore, siete voi che non lo capite. Ternita, non c'è che dire. Ecco la mia storia, maestro. Stavo pulendo le scalinate del tempio quando ho sentito due eruditi vantarsi di quanto era facile superare le guardie all'ingresso della piazza delle esecuzioni. Se attendi il momento giusto per entrare, essi potrebbero distrarre le guardie a tuo vantaggio. Ma sono certo che nella tua saggezza lo sapevi già. Muori là! Ok. Pagherai con la vita! Lasciatemi andare! Erhan! Entrano! Chi è che si fa avanti? Lui. Bello, due assassini così di fila. Fuggi finché puoi. Ok, con lui ne servono tre. Fuori. E fuori. Grazie. Grazie. Troverò. Lui è rimasto fermo. Grazie, zii, grazie. Cos'è successo questo qua? Va bene, dove sei? Salve, amico mio. Grazie mille. Un favore mai fatto. Favorozzo proprio. Devo arrampicarmi qua sopra. Sicuramente le guardie romperanno il cazzo. Perché a me la gente proprio nella vita, se non mi rompe il cazzo, non è felice. È impazzito. E allora andiamo su. Che tra l'altro dov'era? Proprio qui da Gerusalemme. Ce ne fosse un altro quality punto di sincronizzazione più là. Ci sbroccai tantissimo perché non trovavo questa linguetta di legno. Però questa volta so già come funziona. E allora ti vo sonoramente in culo. Vai, stai lì con la freccia. Cosa mi dai? Un soccorso e un interrogatorio. A posto. Ma dove sarà? Buono. È scappata. È anche inutile combattere, raga. È inutile. Deve ricomparire. Va bene. Devi andare lì, non ci vai. Per fortuna mi hanno voluto bene a sto giro. Non c'è nulla di più insidioso. Fermo. Non puoi procedere oltre. Spalle alla legge. Perché la legge ci è stata data da Dio. Glorioso e misericordioso. Cioè, era l'ultimo salvataggio, ragazzi. L'ultimo. L'ultimo. Me l'hai fatto cannare. Erano andati tutti bene, raga. Tutti. Qualcuno intervenga. Provateci. Vediamo se scappi anche adesso. La tua testa.
Allora non scappi, perfetto. Oh, ce la puoi fare, eh? Grande. Oh, te che cazzo di voce in capitolo c'hai? Io non capisco. E chi t'ha invitato proprio? Con un altro che facciamo tranquillamente fuori. Grazie. Grazie. Troverò il modo di ricambiare questa cortesia, lo giuro. Ok, tutti i soccorsi completati, ragazzi. È stato un vento, è stato brevissimo, perfetto proprio. Cioè, di lusso. Siamo errare. Ma Gilda Dinn è qui per manca un punto di sincronizzazione e tre indagini, se non vado errato. Mancheranno le bandierine, sicuro. Se tentate di fuggire, di nascondervi, vi troverà e ve la farà pagare. Guardate bene coloro che vi circondano, coloro che pensate di conoscere, perché nessuno di noi è al di pronti a fare a botte? A botte serie stavolta? La legge, anche in misura minima, vanno denunciati. Un piccolo reato oggi conduce ad altri più grandi domani. Majid ad-Din vi aiuterà. Basta solo che facciate i loro nomi. Che male c'è a fare i loro nomi? Quelli tra voi che sfidano la legge. Non siamo nulla senza la nostra fede, senza le sue regole e indicazioni. Sfidarla significa sfidare colui che ci guida. Questa condotta non può essere tollerata. Ti devi scansare. Non sarà troppo difficile. Se vuoi chiederei aiuto. Se vuoi me la chiederei, mi avrà visto serio. Se la siete voi. Devi, quando lo sgancio, devi scappare. Oh, ma che cazzo è? Devi scappare. Come si fa a pensare di pazzo? Ricordate che se tiro fuori la spada è finita. Non sarà troppo difficile. Che Dio abbia pietà della tua. Mamma mia, quanto lo odio sta missione qua. Tutte le volte è così. Cioè che poi te li tira così, uno dietro l'altro, che non hai neanche tempo per poter reagire, no? Godo. Dunque non è la mia vita che vuoi. E se ne vanno. Di che si tratta? Conoscete bene Majid ad-Din? Meglio di altri. Mi pare un po' troppo rigoroso. La legge conta davvero così tanto per lui? Tu che cosa pensi? Penso che nasconda qualcosa. E che mi direte di che si tratta? È una copertura, tutta. Quelli come me devono spaventare, riempire la gente di paura. Quelli che uccide non sono criminali, ma sono comunque pericolosi. Pericolosi per chi? Per i suoi piani. Per i loro? Sì, parla di altri. Quelli con cui lavora. Per cui lavora, forse. Non so bene. Ma hanno bisogno della città. Il suo controllo conta molto per loro. Perché? Dovrai chiederlo a lui. Assisti a una delle sue esecuzioni. È allora che diventa più loquace. Si rivolge alla folla con le mani lorde di sangue. Allora abbiamo finito. Oh.
Oh, così. Tradimento proprio. Comunque, ok. Salute ripristinata. Sì, vabbè, adesso mi inseguono tutto quanto. Fate pure che io mi dileguo all'ultimo punto di sincronizzazione di oggi. Ora come l'ho levato dai coglioni. No, è un'altra cupola come quella là. Che palle. Ah, ho preso una croce di Gerusalemme e manco me ne sono accorto. Pensate un po' come sto messo. No, 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 non fare... Bravo. E vi vo nel culo. Sonoramente anche. Vieni con la freccia. Che manco mi cogli. Manco mi cogli. Spionaggio. Vabbè, lo spionaggio easy. È quella che mi piace di più. Liscio. Comunque i punti di sincronizzazione sì, sono tutti. Ok, va bene, va risolta così. Ecco, no, ecco, io avevo fatto il contrattacco, non me l'ha preso. Mi devi spiegare perché. Cioè, in sette sono. In sette per non aver fatto, ripeto, niente. Ok. Oh, due. Andiamo. Che palle. E vabbè, si è durato poco. Va bene così. Mamma mia, cioè che strazio. Ah, era pure scomparso lo spionaggio. Bellissimo, bellissimo. Cioè, dai, ma davvero. Mi spiace, Ahmad. Sono arrivati senza preavviso. Mio figlio! Hanno preso mio figlio! Che cosa vogliono fargli? Abbiamo fatto il possibile. Che cosa vogliono fargli? Deve essere giustiziato. Oggi. No. Io non lo permetterò. Ma che possiamo fare? Majid ad-Din non ascolterà appelli. Dice che non si può contrattare con la volontà di Dio. Questa non è la volontà di Dio. Questa è follia. Ci andrò di persona. Dove si trova? Sembra che abbiano la panna montata in testa. La metterà in atto perfino. Gli piace. È un uomo davvero crudele. Allora non c'è tempo da perdere. Andiamo. Oggi svolge una pubblica esecuzione. Manca un'indagine, ragazzi. Manca un punto panoramico pure. Ecco perché. Tutto torna adesso. Non potevo lasciare Gerusalemme con un punto d'osservazione e un'indagine in meno. Avrei rosicato così tanto che tipo avrei ricominciato il gioco da capo. Che poi c'è un punto d'osservazione lì nell'angolino. Per me non ha senso, però... Vabbè. Facciamoci andare bene, dai. Tutti fuori dai coglioni. Ma perché? 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 Spiegatemi perché? Che palle sto gioco, che palle, che palle, che palle.
che palle proprio. Avete presente che palle? Ecco. Il che palle, la personificazione di sto gioco. Che palle. Oddio mio. Oh, dov'è l'indagine? Qui? Poi mi fa sta prova un formatore. Maledetti arcieri. E poi andiamo a ucciderlo. Dobbiamo attaccare uno dei luogotenenti di Majid ad-Din, ma non possiamo agire finché i tetti non sono liberi. E non posso rinunciare ad alcuno dei miei uomini. Ti dispiace aiutarci? Fai in modo che non ti vedano, dovremmo ricominciare da capo. Avrebbero fatto più comodo le bandierine, però ok. Tre. Dio mio, proprio. Ma perché c'è? Ma che cazzo vuoi? Io dico che questo è un onore. Si comporta così. Non c'è nulla di più glorioso. Sapete cosa? Io qua la vedo molto dura. Egli ha trovato la forza di ergersi a difesa. Come direbbe Totti, speravo di farlo prima. Non vi ingannate. È per la nostra stessa esistenza che combattiamo. Uno fuori. Secondo è quello lassù. Vediamo come possiamo arrivarci. Grazie. Vabbè, 9 su 100, fanculo. Per fortuna è in posizioni così elevate che è difficile che mi veda. E il terzo credo sia quello là in fondo. Ok, non posso fallire questo, no, non posso, non me lo posso permettere di fallire questo. Ma io dico che questo è un onore. Yes. Combattendo per ciò in cui crediamo. Va bene, ho perso un po' di vita, ma va bene, va bene, va bene. Va benissimo. Comincio a capire perché godi del favore di Al-Mualim. Ovvero? Non capire io. Qua sarà molto grande la faccenda, altro che. Suppongo tu sia qui per occuparti di Majid ad-Din, giusto? Allora ti aiuterà a sapere che egli suole fare la predica ai condannati prima di giustiziarli, e nel farlo volge le spalle alla folla. Per te sarebbe il momento ideale per colpire. Ora devo badare i miei uomini. Ok. Noi abbiamo qualcuno di cui occuparci. Questa penso sia l'informazione più importante di tutte. 305 metri per la dimora. Fantastico. No. Non vedo l'ora ci siano i viaggi rapidi, raga. Perché così diventa stressante. Ma perché sti schiavi qui colpiscono da nulla? Ma che cazzo di senso c'ha? Ma chi sono? Ma chi li vuole? Chi li cerca?